possiamo andare, quindi riprendiamo i sistemi di conservazione degli alimenti. Nella lezione passata abbiamo parlato di sistemi di conservazione fisici, un buon numero di tecniche utilizzate per la conservazione, i trattamenti di tipo fisico. Ricordiamo velocemente che tra di essi c'era sicuramente il trattamento caldo, trattamento con il calore, si legge qui, trattamento con il calore, quindi poi c'era il trattamento con il freddo, e ancora radiazioni, radiazioni raggi X, raggi gamma, c'erano diverse tecniche. Oggi invece tratteremo le tipologie, nel trattamento tipo, tipo chimico. Facciamo presente che in giornata di ieri, nella lezione scorsa, evidentemente noi andavamo a considerare il trucco stava per la conservazione degli alimenti, per aumentare lo shelf life, si andava a togliere in qualche maniera l'acqua. A questo punto l'acqua libera diminuiva, quindi i microrganismi non riuscivano a sopravvivere perché si trovavano di fronte a una carenza di acqua. E quindi, siccome questi richiedono acqua, circa il 95% di una cellula, di un microrganismo è fatto di acqua, e quindi si trova in una situazione di disidratazione, e quindi morivano, quindi si poteva conservare in un certo senso. Si faceva sì che il microrganismo morisse, ma in realtà poi si allungava, di conseguenza lo shelf life del prodotto. Si agiva quindi sulla temperatura, quindi riduzione del contenuto idrico, però oltre a questi fattori che abbiamo considerato, ce ne sono chiaramente degli altri fattori che ci permettono di allungare la vita al nostro microrganismo, che sono sicuramente il pH, o l'aggiunta di sostanze chimiche naturali o artificiali. Quindi oggi andremo a valutare esattamente questi contesti. I metodi chimici di conservazione si basano sull'utilizzo di sostanze naturali o artificiali, che in modo diverso creano condizioni sfavorevoli all'attività microbica. Queste tecniche, incapaci dal sole di conservare a lungo a temperatura ambiente gli alimenti, per cui è necessario abbinarle ad altre che ne aumentano l'efficacia. Additivi naturali, sicuramente, forse poi quello che è stata la prima moneta a disposizione dell'uomo è sicuramente il sale. Il sale è sicuramente stato il primo conservante a disposizione dell'uomo. Evidentemente, qui si sta parlando di circa 4.000-5.000 anni fa, evidentemente si erano anche prima, 4.000-5.000 anni prima di Cristo, evidentemente si accorsero che il sale era in grado di conservare gli alimenti. L'azione inibente del cloruro di sodio nei confronti dei microrganismi è dovuta all'aumento della pressione osmotica causata dall'elevata concentrazione del mezzo e alla conseguenza diminuzione della disponibilità di acqua per i microrganismi. E quindi in queste condizioni di carenza di acqua, in quanto, come abbiamo visto nella lezione scorsa, nel momento in cui ci si trova di fronte una soluzione con tanta con tanto sale e una poca di sale, ovviamente l'acqua migra dalla parte in cui c'è più sale. E quindi il microrganismo a questo punto che si trova a contatto con il sale viene letteralmente disidratato, quindi viene privato dell'acqua, perché l'acqua va verso, tramite la membrana cellulare, passa nella soluzione, passa all'esterno. Non tutti i microrganismi vengono bloccati con questa azione del cloruro di sodio, per esempio ci sono i batteri alofili che non vengono inibiti dalla salagione. Oltre a queste, anche alcune muffe sopportano valori abbastanza elevati di concentrazione salina, mentre i lieviti sono molto sensibili alla salagione. L'utilizzo del sale è evidentemente molto vario,
salaggio si può effettuare in due modi, uno a secco, vedi per esempio lo stoccafisso o pesce che viene trattato col sale, o anche prodotti che vengono magari lavati con soluzioni saline. Comunque, sì, il trattamento secco si effettua per sfregamento del sale solido sulla superficie dell'alimento o per sovrapposizione a strati al sale, generalmente vengono aggiunti idrati e spezie insieme. Il prosciutto, d'altra parte, è un esempio classico del trattamento con sale. È inoltre preferibile l'utilizzo di sale non troppo grosso. È chiaro che se è troppo grosso il sale, la superficie di contatto diminuisce e anche non riesce il sale a svolgere la sua azione. Questo per favorire una penetrazione più rapida nei tessuti. La suddetta è adatta a prodotti a lunga stagionatura e a lunga conservazione. Qui dobbiamo annoverare quindi i prodotti della pesca, salumi e così via. A umido invece, sicuramente uno dei più utilizzati, è il trattamento dei formaggi. Ha un'azione più lenta e meno intensa, perché chiaramente la concentrazione nel caso del sale tal quale è molto più alta che non in soluzione. Le soluzioni che vengono utilizzate nel trattamento a umido si aggirano sul 10% magari. Esse viene utilizzate per alimenti a breve e media durata che necessitano di altri trattamenti come la affumicatura, la refrigerazione o la cottura. Il trattamento viene effettuato utilizzando soluzione salina a diversa concentrazione. La salaggiuma in umido può essere effettuata sia per immersione o addirittura per iniezione del sale all'interno dell'alimento. Additivi naturali ancora. Lo zucchero, sicuramente lo zucchero è un altro di quegli additivi naturali che permette la conservazione degli alimenti. Anche in questo caso, un alimento che viene a contatto con lo zucchero si trova a dover sopportare delle pressioni osmotiche diverse. E quindi l'acqua dal microorganismo, anche in questo caso, passa nello zucchero. Può essere utilizzato allo stato cristallino o come sciroppo, ossia acqua e zucchero a diversa concentrazione. Per esempio la preparazione delle marmellate è un esempio classico di utilizzo dello zucchero nella conservazione degli alimenti. Voi fate a parte una soluzione, cioè mettete insieme magari lo zucchero, anche in questo caso l'acqua che è presente nell'alimento viene intanto tirata via. Successivamente magari fate pure riscaldare e quindi va via pure l'acqua, nonché quei pochi microrganismi che ci fossero ancora, vengono completamente asciugati, disidratati. Vi sono dei microrganismi detti osmofili, non ostacolati da elevate concentrazioni di zuccherine, ma che lì si possono sviluppare meglio. Altri tollerano lo zucchero, anche se fermentano in modo meno intenso. Quindi ci sono alcuni microrganismi che possono sopravvivere. Lo zucchero esplica la sua azione conservativa in modo analogo al sale, disidratando per osmosi i microrganismi, rendendo pertanto inattivi. Il saccarosio deve essere comunque presente nell'alimento in concentrazione non inferiore al 50%. In quanto percentuali più basse favoriscono i fenomeni fermentativi. Magari voi mettete, quindi in alcuni casi, quando la quantità di zucchero è bassa, può capitare che ci mettiamo la marmellata, però ci troviamo qualche altro prodotto, uno sciroppo di qualcos'altro. Cioè significa che lo zucchero è iniziato a fermentare, magari si è trasformato in alcol. È una possibilità. Perché ha trovato il lievito giusto per trasformarsi in alcol.
Sì, è possibile. È possibile? Sì. Perché c'era una poca quantità di zucchero? Sì. Praticamente quello che è successo è semplice. Voi con, diceva qualcuno che anche dall'uva si fa il vino. Era la metafora, però il concetto è questo. Voi, lei praticamente ha preso gli enzimi e i lieviti presenti nell'uva, li ha trasportati e li ha messi nel suo prodotto, che evidentemente per la scarsità di zucchero hanno iniziato a fermentare come se fosse zucchero dell'uva, e quindi alla fine lì si è trovato il prodotto sottospinto. Sì, è possibile. E in effetti forse lì si è spaventato, però in realtà quello che hanno fatto. Sì, quindi... Sì, di regola sì. Sì, è come se avesse messo il... Se non ci sono, diciamo, contaminazioni esogene particolari, sì. È come se avessero fatto i trattamenti con alcol, vino, sì. Chiaro che non conoscendo la tecnologia, non conoscendo quello che sono i metabolismi, i meccanismi della fermentazione, magari qualcuno si spaventa. Però in realtà è possibilissimo. Sì. No, voglio dire, alla fine di questa lezione impareremo tante quelle cose. Cioè, lo zucchero è stato uno dei primi sistemi, perché l'uomo disponeva di zucchero e sale. Però, come vedremo, l'aggiunta di altre sostanze, ovviamente tra i conservanti che non sono quelli naturali, ma sintetici o artificiali, può raggiungere lo stesso obiettivo. Era quello il problema. No, io dico, quando tu acquisti anche il barattolo di marmellata, dove c'è scritto senza aggiunta di zuccheri... Ah, sì. È possibile. È possibile. Evidentemente è stato trattato con l'aggiunta di acidi, come vedremo sempre, ovviamente naturali, eccetera, che rendono l'ambiente, cominciamo a entrare nel meccanismo, ambiente tale da rendere... non vivibile ai microrganismi, magari sono delle sostanze, degli zuccheri o degli acidi leggermente acidi che rendono l'ambiente inospitale ai microrganismi, o una concentrazione di acqua tale da rendere inospitali i microrganismi. Una domanda, e alcuni frutti che sono particolarmente dolci, tipo le prugne, che veramente a volte sono dolcissime, una volta che si riducono, significa che hanno perso l'acqua. Che hanno perso l'acqua. Una volta che come si chiama il fruttosio contenuto non basta anche per fare questo. Potrebbe bastare. Infatti le prugne secche che si vendono moltissime, che vengono dalla California, sono appunto secche e si conservano benissimo. Anche voi le conservate nel sì. Sì, funziona benissimo, infatti. Non c'è mai una muffetta né niente, stanno benissimo pure. No, perché non ci rendiamo conto, però il contenuto di zucchero certe volte nelle prugne può essere parecchio. Specialmente se poi seccate, poi si concentra. Quindi quello che doveva essere 20%, perdiamo un 80% di acqua, quindi poi se togliamo l'80% di acqua e quel 20% di zucchero iniziale, poi diventa l'80% di zucchero e il 20% di umidità. Chiaro che poi c'è il nocciolo, ci sono altre piccole proteine, piccoli, ci sono sali, però questi hanno un effetto conservativo già di proprio, insomma. Ovviamente questo metodo può essere abbinato anche a trattamento termico, quindi a un certo punto se uno mette una concentrazione di zucchero sufficiente può anche evitare il trattamento termico. Per la conservazione della frutta, ad esempio marmellata oppure aggiunta di gelatina. Additivi naturali ancora, l'olio, sia l'olio, chiaramente moltissimi prodotti, specialmente delle nostre zone, sono sotto olio, con un precedente trattamento con aceto, il motivo lo cominciamo ad intuire, sia l'olio di oliva che l'olio di semi viene impiegato per proteggere gli alimenti da contatto con l'aria ed impedire quindi lo sviluppo di microrganismi aerobi.
chiaro che noi stiamo eliminando o stiamo impedendo ai microrganismi aerobi di potersi sviluppare, però chiaramente ci sono anche i microrganismi anaerobi che possono sviluppare, tra cui c'è il Clostridium botulino. Però un trattamento preventivo con aceto, bollitur 10-15 minuti, quelli riesce a distruggere la membrana cellulare, quindi non ci sono problemi. Al contrario, microrganismi anaerobi si possono invece facilmente sviluppare, come ad esempio il Clostridium botulino, responsabile di una tossina che può essere letale. Qui si sta parlando di quantità dell'ordine di 10 milionesimi di grammo, e quindi sono già mortali. Quindi non tentate di consumare prodotti che già vi danno qualche segno particolare, gonfiore, eccetera, perché la tossina voi non riuscirete mai e poi mai a sentire nessun odore, non dà odore particolare, sì, né tanto meno altri, voglio dire, che può essere letale. Per evitare questi inconvenienti, il metodo che viene abbinato ad altri procedimenti come la salagione, l'acidificazione, la disidratazione, la pastorizzazione. Questo metodo garantisce la pastorizzazione, starei un po' attento, in quanto la pastorizzazione potrebbe non essere sufficiente, quindi magari dobbiamo sterilizzare, perché pastorizzazione significa arrivare a 85 gradi, quindi magari dovrei sostituire la sterilizzazione, quindi andare a 120 gradi per qualche minuto. Questo metodo viene spesso utilizzato per prodotti ittici o in primis da noi ortaggi. Quindi diciamo che lo spirito di queste lezioni era conoscere i microrganismi per potersi meglio difendere. Ancora altri additivi naturali, sicuramente l'aceto. L'aceto è il prodotto della fermentazione acetica del vino. Esso deve contenere più del 6% di acidità totale espresso come acido acetico e una quota residuo di alcol non superiore all'1,5%, quindi aceto con qualche traccia di alcol. L'azione conservativa è dovuta al contenuto di acido acetico e in questo caso al conseguente abbassamento del pH che rende l'ambiente inospitale ai microrganismi. L'aceto è utilizzato nella conservazione di numerosi vegetali come coadiuvante di altre tecniche. Sicuramente l'aceto, per quanto riguarda il Clostridium botulino, è letale, quindi già questo garantisce quello fra i microrganismi più pericolosi per la produzione di tossine. Possiamo usare anche il limone al posto dell'aceto? Il limone si potrebbe utilizzare, ma bisogna tenerla a contatto un bel po' di tempo. Più che altro il limone, perché è formato da tanti altri lieviti, enzimi, e il problema è che bisogna garantire il contatto, quindi bisogna preparare un bel po' di limone e mettere dentro l'alimento. Quindi se stiamo pensando al sushi o altri, potremmo anche utilizzare questo sistema. Per una conserva, per esempio, prima di fare... No, se volessimo fare una conserva, che ne so, tipo un pesto, e poi conservarlo, magari non anche sterilizzandolo, possiamo... Sì. Sì, possiamo mettere... Però sterilizzando già queste... Sterilizzandolo, sì. Okay. Va bene. Okay. Additivi naturali ancora... alcol etilico usato ad alte concentrazioni non permette la vita ai microrganismi, è letale nei confronti delle forme vegetative, mentre alle stesse dosi è inefficace per le spore batteriche. Quindi, come vediamo, però bisogna stare attenti alle spore che possono non essere eliminate. Risultano più sensibili i batteri, meno i lievi. L'azione antimicrobica dell'alcol è dovuta a più fattori. Denaturazione delle proteine protoplasmatiche, disidratazione delle cellule anche in questo caso, perché vi ricordo che l'alcol etilico tende a formare, a,
al 95% un azeotro, quindi cerca di prendere un po' di acqua. L'uso è limitato alla preparazione di frutta sotto spirito. Purtroppo, per fortuna. Altro sicuramente additivo naturale è l'affumicamento. Chiaramente questo però, voglio dire, è un... si ottengono dei buoni prodotti, però bisogna essere sicuri della tipologia di legno che noi andiamo a utilizzare per l'affumicamento. Vi consiglio di fare attenzione, perché ci possono essere delle tipologie di legno che possono essere pericolose per la salute, cioè possono portare nella loro combustione alla produzione di benzopirene o quelle sostanze altamente cancerogene. Consiste nel sottoporre... Consiste nel sottoporre gli alimenti all'azione di sostanze antisettiche che si libera in seguito alla combustione incompleta di segatura o truccioli di legni particolari, aromatici. Quindi i legni possono essere tutti buoni, ma l'importante è che non siano resinosi, perché la resina può portare alle sostanze tossiche. L'azione antisettica è spiegata dal fumo è potenziata dall'aumento della temperatura dell'alimento e della contemporanea disidratazione. Altre sostanze, quali l'acido acetico, formico, metilico, presenti in piccole concentrazioni nel fumo, hanno un'azione combinata con la formaldeide. L'azione antisettica del fumo è dovuta anche al fatto che riduce la quantità di ossigeno disponibile ai microrganismi nel momento in cui noi andiamo a fare il trattamento. Quindi come tale questi muoiono. Anche le variazioni di temperatura concorrono ad aumentare la conservabilità del prodotto. Il trattamento può avvenire a temperature basse, affumicamento al freddo, solo poche specie di microbi che vengono uccise. A temperature alte, affumicamento a caldo, si ha la distruzione della maggior parte delle specie microbiche. È come se si venisse a formare un film intorno all'alimento. Sì, qui notate c'è l'affumicamento di un alveare che avrebbe la stessa funzione, quella di uccidere i microrganismi nell'ipotesi di una contaminazione. Il fumo è composto, oltre che dalla fase gassosa, da una fase solida, in cui si trovano sostanze tossiche riconosciute e cancerogene. L'azione tossica del catrame e della fuliggine è strettamente legata a vari fattori. La quantità di ossigeno, cioè più aerato è l'ambiente, minore è la formazione di idrocarburi. Sì, perché effettivamente quando c'è più ossigeno la combustione è più completa e quindi non si sviluppano le particelle carboniose. La distanza tra la camera di combustione e la camera di affumicamento e inoltre la temperatura, più alta è la temperatura della combustione, maggiore la produzione di sostanze cancerogene. Purtroppo... Insomma, sto dicendo la stessa cosa che quando avvengono bruciati cassonetti, eccetera, eccetera, in quel momento stesso si vengono a produrre delle sostanze cancerogene. Quindi lo scempio che si vede spesso, la combustione di cassonetti senza un motivo, è un altro problema, perché quello va a produrre anche in quel caso, oltre che l'affumicamento degli ambienti urbani, ma anche la produzione di sostanze tossiche, tra cui anche le diossine. Anche perché le temperature di combustione non sono molto elevate e a quelle temperature plastica più piccole percentuali di cloro, che è presente come sale, eccetera, produce purtroppo le diossine. Il metodo tradizionale di generare fumo bruciato da legna si sta orientando all'utilizzo di fumo liquido per limitare la presenza degli idrocarburi negli alimenti. Il fumo liquido si ottiene condensando in acqua i fumi che si liberano dalla combustione del legno. Questo viene poi filtrato per eliminare gli oli pesanti e successivamente si può sviluppare, liberare il fumo dall'acqua. Il vantaggio maggiore che il fumo liquido presenta nei confronti della affumicatura è proprio il fatto di aver tolto tutte le sostanze carboniose e l'assenza di sostanze cancerogene carboniose unita ad una maggiore uniformità
dei sapori e degli aromi. Il fumo liquido viene nebulizzato negli affumicatori tradizionali o impiegato come bagno per l'immersione degli alimenti. Quindi ci mette comunque, in questo caso, l'alimento all'interno. Abbiamo visto una breve panoramica su quelli che sono gli additivi, i trattamenti additivi naturali, purtroppo insieme a questi ci sono pure gli additivi di tipo artificiale. Che cosa sono gli additivi chimici? Sono sostanze sintetiche, prive di potere nutritivo, ovviamente, che vengono aggiunte in fase di lavorazione agli alimenti per conservarne nel tempo le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche. Inoltre, per evitare le alterazioni spontanee, per conferire caratteristiche particolari. Ecco, per esempio, sulle carni, per garantire la colorazione sempre rossa, per esempio, c'è l'aggiunta di nitrati e nitrito di sodio. L'obiettivo nell'aggiunta di questi sali, che come si capisce non ha nessun effetto nutritivo, è solamente il fatto di garantire il colore rosso del salume. D'altronde è anche vero che i nitrati e i nitriti sono tossici per la salute e quindi tra l'altro vanno controllati dal punto di vista legislativo. Sono, specialmente i nitriti, sono cancerogeni. Ci sono diverse direttive che impongono il controllo, quindi ci sarà per esempio la direttiva 94-35 sugli edulcoranti, 94-36 c'è sulle sostanze coloranti, 95-2 sugli additivi alimentari diversi dei coloranti e dagli edulcoranti, e infine la nostra normativa, diciamo che la nostra legge che ha recepito queste qui è il decreto ministeriale 209 del 96 che ha recepito tutte queste direttive europee. La loro applicazione è disciplinata dalla legge 183-62 e dal DPR 380, va detto che non sempre il loro uso giustifica il rischio che se ne può derivare, abbiamo appena anzi detto. Anche perché gli studi tossicologici a riguardo non sono del tutto definitivi. Il fine normativo è assicurare la libera circolazione dei prodotti alimentari nell'ambito dell'Unione Europea e rispettare le limitazioni imposte a tutela della salute dei consumatori. Però spesso poi ci sono dei prodotti che possono sfuggire dalle mani del controllo se questo dovesse venire dall'estero, cioè extracomunitari. Prodotti extracomunitari possono sfuggire al controllo e quindi poi ci troveremo a dover fare della normativa molto stringente nel nostro ambito e dall'esterno poi ci sono. Cioè, la normativa europea prevede certi vincoli. Quella extracomunitaria, quindi magari dalla Cina, dagli Stati Uniti, può prevedere qualche prodotto che per noi è fuori norma, invece per loro è in norma. Quindi alla fine noi andremo a consumare comunque dei prodotti che sarebbero non in norma secondo l'Europa. Gli additivi sono suddivisi in famiglie in funzione del loro ruolo e sono identificati da un codice uguale in tutti i paesi dell'Unione Europea. Composto generalmente da una lettera e seguite da 3 o 4 cifre, E220, E1100, eccetera. Comunque vedremo. Requisiti, è chiaro che la loro aggiunta deve essere indispensabile, altrimenti che senso avrebbe aggiungere del prodotto? Non presentare rischio di tossicità. Se ne deve stabilire la dose giornaliera ammissibile, non devono reagire con l'alimento, altrimenti andrebbero a cambiare le caratteristiche, non devono mascherare frodi commerciali, cioè il prodotto che per esempio
e non conforme, un'aggiunta di un additivo può renderlo conforme. Faccio un esempio: l'aggiunta della posizione sul pesce che è andata male potrebbe dargli un bel aspetto. Purtroppo l'altro giorno ci fu un documentario Rai 1, eccetera, e quindi il comandante dei NAS ne fece un'ampia panoramica sulle possibili frodi, sulla fantasia che ci si può presentare, anche l'aggiunta di cemento al pesce per renderlo più bianco, tantissimo. Ovviamente i prodotti non devono mascherare le alterazioni, se è possibile. Devono rispondere agli standard di purezza, perché la calcio rende l'ambiente basico e quindi inospitale per i microorganismi, però se poi la persona se ne accorge, ovviamente, o se il distrattamento non va a lavare il pesce o così, cosa può comportare dei rischi per la salute. Devono rispondere agli standard di purezza, chiaro, non devono esserci metalli tossici, eccetera, quindi devono essere accompagnati da posti da schede di sicurezza. Devono figurare in delle liste positive che l'Unione Europea va a stilare, essere tolti dal commercio non appena dimostrano effetti cancerogeni, mutageni, eccetera. Classificazione di questi composti: composti contro le alterazioni di natura microbica, composti contro l'irrecidimento e l'imbrunimento, composti per il controllo della qualità reologica. Quando parlo di qualità reologica sto parlando della viscosità, consistenza, eccetera, densità. E poi ci sono altri additivi ad azione varia che andremo a vedere. Composti contro le alterazioni di natura microbica, antisettici e antimicrobici, fungistatici e antifermentativi. Composti contro l'irrecidimento e imbrunimento, antiossidanti quali l'acido ascorbico, succhi di frutta, vino, liquori insaccati, marmellate, vegetali sott'olio e sott'aceto. Qui devo dire, acido ascorbico è presente, quindi per esempio negli agrumi, quindi l'aggiunta di un po' di acido ascorbico in effetti potrebbe essere un rimedio per rallentare, evidentemente, che poi l'acido ascorbico non è altro che la vitamina C. Sì. No, forse ci si spaventa perché si vede il composto puro e non conoscendo l'uomo è portato e indotto a pensare che sia qualcosa di tossico, però l'acido ascorbico è un prodotto che si trova all'interno dei succhi degli agrumi. Composto per il controllo della qualità reologica, stiamo parlando della gelatina, non è che stiamo parlando, addensanti quali la glicerina e la pectina, appunto, aumentano la densità dei liquidi, latte, derivati, maionese, cioccolato e marmellate. E poi, voglio dire, le pechettine vengono, ci sono dei frutti che hanno la capacità di avere un contenuto, hanno la possibilità di avere un alto contenuto di pectine e che quindi si possono utilizzare, lavorare, in particolare poi aggiungere, quindi fare un concentrato da una parte e poi uno lo aggiunge dall'altra. Gelificanti, quali polifosfati, citrati di sodio e di potassio, favoriscono l'aumento della consistenza, per esempio la carne di scatola insaccata o il formaggio fuso. Emulsionanti e tensiattivi sono monodigliceridi di acidi grassi esterificati con acido acetico o acido tartarico, o fluidificano i grassi in soluzione acquosa, con il pane, i grissini, gelati, margarine e biscotti. Sì, purtroppo oggi si sta andando verso lo vedremo nella prossima lezione, come in realtà la normativa sull'etichettatura è abbastanza analitica e quindi certe volte poi tutte queste cose che vengono riportate nell'etichetta si spaventano un po', però poi conoscendole in effetti non sono, alcune non sono pericolose, voglio dire. Poi abbiamo aromatizzanti, odore di fragole, odore di mirtillo, eccetera, esaltatore di salinità, quindi di glutammati, coloranti, edulcoranti, polveri lievitanti, adesso vedremo tutte quante,
sostanze per trattamento superficiale, acidificanti e tamponanti che hanno l'obiettivo di tamponare il pH. Additivi a scopo conservativo e antimicrobici, per esempio l'acido sorbico, che poi l'acido sorbico è quello che si trova nelle sorbe, e quindi è stato estratto dalle sorbe e quindi lo si vede in questo caso come prodotto tal quale in polvere, certe volte crea questo. È anche vero che sicuramente c'è un effetto diverso tra le sorbe tal quale e l'acido sorbico, perché insieme al nella sorba tal quale c'è anche altri principi attivi, però il prodotto deriva dalle sorbe. Sodio sorbato viene indicato con E201, quindi E200, E201, E202 e E203 sono tutti dei sorbati. Come funziona evidentemente l'acido sorbico? Il principio di funzionamento è semplicissimo, sia l'acido tal quale sia i sali svolgono un'azione acidificante. Quando viene messo negli alimenti, in genere lo si prepara prima della basta prendere l'acido sorbico, mettere circa lo 0,5%, che è più o meno quello permesso per legge, preparare la soluzione e poi aggiungerlo al prodotto. Quindi un altro progetto regionale, in effetti, prevedeva la preparazione di nuovi formati di pasta, eccetera, pasta fresca, con l'aggiunta di sorbati. E chiaramente il tempo di shelf life, insomma, del prodotto era molto diverso. Si passava da pochi giorni anche a 7-10 giorni. Sono utilizzati come antimuffa, dicevo, l'azione come funziona è che viene aumentata l'acidità, quindi il prodotto aumenta il suo pH che passa magari da un 6, può passare anche a 4, 4,1, 4,2, quindi non permette la sopravvivenza dei microrganismi. Utilizzati come antimuffa nei grassi e oli, formaggi, ripieno di ravioli, dove purtroppo la formazione della muffa abbastanza frequente, tortellini, semiconserve, ittiche, maionese, prodotti dolciari da forno, pane in cassetta, pressame, gnocchi, frutta candita, polenta, preparazione di a base di frutta per lo yogurt, alla frutta crema per pasticceria. Acido benzoico, il sodio benzoato, questi diciamo che sono più di sintesi industriale, è utilizzato nelle semiconserve, ittiche, caviale, bibite, eccetera. L'E214 e l'E219 invece sono degli esteri sempre di quell'acido benzoico, è utilizzato nelle semiconserve, ittiche, caviale, bibite, analcoliche, maionese e pressame. Stiamo parlando sempre di antimicrobici. Ancora un antimicrobico con ampio spettro di funzionamento è sicuramente l'anidride solforosa, il sodio solfito, chiaramente però la presenza, ovviamente come degli altri, va indicata in etichette di questi, ma in particolar modo l'anidride solforosa va indicato anche per un'altra direttiva europea per quanto riguarda i prodotti allergici, quindi va indicato anche per questo. Quindi anidride solforosa, sodio solfito, sodio bisolfito, sodio metabisolfito e sodio metasolfito, calcio solfito, eccetera, utilizzate nel vino, nei mosti, aceto, succhi di frutta, nelle marmellate, gelatini di frutta, birra, prodotti a base di patate, biscotti di frutta secca, vegetali per sott'aceto e sott'olio, naturale o in salamoio, filetti di baccalà, frutta candita, bibite analcoliche, liquori. Sì, il filetto di baccalà ci fu un allarme della Comunità Economica Europea che invece di metterci un prodotto molto semplice come questo avevano messo la formalina, che è sempre un antimicrobico, però non permesso per legge negli alimenti. Il prodotto ovviamente da parte di NAS poi furono sequestrati tutti,
i prodotti che erano stati trattati, il lotto di quei prodotti che erano stati trattati. Antimicrobi per il trattamento superficiale, questi vengono i primi, quelli di prima vengono aggiunti all'interno dell'impasto nel prodotto. Questi invece che andremo a vedere adesso, ci sono dei prodotti che invece possono essere posti sulla superficie del prodotto. Quindi trattamento superficiale dei formaggi a crosta non commestibili. Pitomincino per esempio è uno di questi che viene utilizzato nel campo del latte. Sostanze destinate principalmente ad altri usi ma aventi effetti conservativo secondario. Allora, nel caso degli antimicrobici a trattamento superficiale, vi ricordo appunto la pitomincina, che è una sostanza che viene utilizzata specialmente sui prodotti a base di latte, formaggi, viene messo sulla crosta, poi naturalmente quando si deve mettere in commercio questo prodotto va analizzato per vedere la quantità messa per superficie. Poi ci sono altre sostanze aventi effetto conservativo secondario, potassio nitrito, di cui stavamo parlando prima, che ha effetto evidentemente anche sul colore, infatti il colore rosso delle carni, poi sodio nitrito, sodio nitrato, potassio nitrato, colore rosso delle carni, azione antimicrobica nei confronti del Clostridium botulino, l'aceto, l'acido acetico puro, non l'aceto di casa, insomma, viene indicato con E260, il potassio acetato con E261, sodio acetato 262, l'aceto di calcio E263. Sì, anche negli impasti per la panificazione viene messo l'acido acetico o in generale l'acido propionico come conservativo. Antimicrobici ancora. Per quanto riguarda l'acido sorbato, sorbato di calcio, eccetera, non c'è al momento alcun... non ci sono dati sulla tossicità del prodotto. Relativamente a quelli che abbiamo visto prima, acido benzoico, propile, ossibenzoato, imetil paraossibenzoato, sostanza particolarmente tossica, attenzione, con dose massima giornaliera accettabile secondo la tabella di 5 mg per chilogrammo per peso al giorno, quindi la quantità necessaria che si può mettere è indicata dalla normativa. Invece quello di sopra non c'è. Non è prevista eventuale tossicità, però comunque stiamo nell'ordine di 1 grammo per chilo. Qui invece la quantità permessa si aggira sull'ordine di 100-250 mg per chilo. Poi abbiamo l'anidride solforosa, e questa è abbastanza tossica, interferisce con il metabolismo di alcuni aminoacidi ed inattiva la vitamina B1. Comunque nel vino rosso siamo sull'ordine di 220 mg per chilo, per litro anzi, nel vino bianco per 220 mg, nel vino rosso invece per circa 160 mg litro. Sodio, solfito, bisolfito, eccetera, produttore di E200, ha più o meno gli stessi effetti tossici di quelli di qui sopra. Poi c'è un'altra categoria di prodotti, E231, ortofinifenolo, ortofenato. Questi sono dei composti, tutti quanti, come vedete, aldeide formica, tossica, addirittura cancerogena, esse, metilene, tetramine, formiato di calcio, tiabendazolo, sono tutte delle sostanze tossiche. È prevista una quantità di circa 100 mg per chilo di prodotto. Alcuni di questi, come per esempio l'ortofinifenolo, viene utilizzato per lucidare le arance. Le arance, che sembrano belle lucide, in un certo senso quelle vengono lucidate, quindi si aggiunge questa sostanza. Sì, infatti ci sarebbe da imparare talmente tanto. Ovviamente l'acido ascorbico, il sodio ascorbato, il calcio ascorbato e l'ascorbitile di palmitato non ci sono previsti delle tossicità. L'alfa-tocoferolo, e quindi la vitamina E, non c'è. La gamma-tocoferolo sono sempre delle vitamine E, non ci sono tossicità. Poi ci sono il gallato, sono altre sostanze ancora, antiossidanti sono questi. E
l'acido citrico non c'era ovviamente l'acido citrico, poi quello che sta nel limone, almeno quello. Sì, non è soprattutto. Non è prevista al momento della tossicità. Vediamo di analizzare adesso questi composti. L'anidride solforosa è 220, l'anidride solforosa è caratteristico un odore irritante, pungente, tossicità acuta e cronica, elevata, per questo la legge definisce la quantità che può rimanere come residuo, cioè dopo l'aggiunta comunque va valutata la quantità di sostanza residua. Il meccanismo d'azione è un microbicida, agisce contro le muffe e batteri, mentre ha azione selettiva sui lieviti, addirittura l'aggiunta dell'anidride solforosa è consigliata nel momento in cui si ha la vinificazione perché favorisce alcuni lieviti apiculati rispetto a loro. E questa viene utilizzata nel processo di fermentazione delle uve per eliminare i lieviti che producono poco alcol e consentire lo sviluppo degli altri che porteranno al termine la fermentazione. Antiossidante, azione sbiancante ed impedisce l'imbrunimento enzimatico. Viene addizionata ad uve, vino, aceto, succhi di frutta, sott'aceto, sott'olio e prodotti dolciari. L'acido benzoico. L'acido benzoico, i benzoati, gli esteri e tutto quanto è specialmente presente nei mirtilli. Oltre alla frutta, i benzoati si trovano in natura nei funghi, nella cannella, nei chiodi di garofano e in alcuni prodotti caseari. Funzione e caratteristiche, l'acido benzoico e i benzoati sono usati come conservanti contro lieviti e batteri presenti in vari prodotti. Sono poco efficaci contro i funghi ed inefficaci in prodotti con un pH superiore a 5, leggermente acido o neutro. Alte concentrazioni producono un sapore amaro che limita il loro impiego. Per la loro alta solubilità i benzoati sono spessi preferiti. Quantità che si può usare circa 5 mg per chilo di peso corporeo. L'acido sorbico, come avevo detto prima, è presente in natura nel sorbo delle montagne europee o farinaccio, dal quale prende il nome. Funzione caratteristica, l'acido sorbico è un conservante principalmente contro funghi lieviti, non è efficace contro i batteri. La sua attività ottimale avviene a un valore di pH inferiore a 6,5. Il sorbato di calcio è usato principalmente nei latticini. La sua attività è simile a quella dell'acido sorbico. Dose giornaliera è 25 mg per chilo di peso corporeo. L'acido acetico è 260, acido naturale presente in molti frutti, essendo ottenuto per fermentazione batterica, è presente in molti prodotti fermentati. Il prodotto presente in commercio è ottenuto dalla fermentazione batterica dello zucchero. Chiaramente si è passato dallo zucchero, successivamente all'alcol, successivamente c'è l'ossidazione in presenza di particolari tipi di legni e quindi la conseguenza poi è la formazione dell'acetaldeide e quindi di conseguenza successivamente l'acido acetico. L'acido acetico è usato come conservante contro i batteri e i funghi, nella maionese viene aggiunto per inattivare eventualmente la salmonella, quindi come capite quindi l'aggiunta e la preparazione di certi prodotti in realtà talvolta la, non tanto il gusto ma quando per inattivare e eliminare quei microrganismi. L'attività maggiore si ottiene a valori di pH bassi, può essere anche usato come tampone nei cibi acidi. Tampone significa che riesce a mantenere il pH a un valore costante. È anche usato come un componente aromatico, non ci sono limiti evidentemente all'utilizzo giornaliero.
la dose e la scelta del prodotto dipende ovviamente dalla natura dell'alimento, caratteristiche proprie dei composti, dalla carica batterica presunta, dallo stato delle cellule, specie microbica e dal pH. Qual è il metodo, come funzionano i legami, questi antimicrobici? Formano legami chimici con metaboliti essenziali agli enzimi respiratori o enzimi necessari per biosintesi. Il campo di azione può essere specifico, uno solo enzima o vasto, diversi per enzimi diversi. Ovviamente questi prodotti che devono essere utilizzati vengono prima di tutto testati tramite quelle che si chiamano LD50, se significa che i prodotti che devono essere messi in commercio, quando si decide di porre in commercio un prodotto, vanno fatte le prove testate sugli animali da laboratorio o su microrganismi in modo da verificare se non ci siano effetti collaterali. Naturalmente queste domande vanno testate e depositate al Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità, che valuta poi il da farsi. Noi abbiamo visto insomma un certo numero di conservanti che erano più o meno tutti naturali. Vediamo invece quelli conservanti che possono essere sicuramente di tipo artificiale. Abbiamo visto già, l'avevo già accennato prima, che con il DM 209 del 96, questo DM è qualcosa di molto voluminoso, è un supplemento alla Gazzetta Ufficiale, riporta tutta la serie cioè la serie infinita di composti che possono essere utilizzati nell'industria alimentare. Additivi alimentari, sostanze non consumate come alimenti in quanto tale e non utilizzate come ingredienti tipici degli alimenti, vengono aggiunti intenzionalmente ai prodotti alimentari in qualsiasi fase del ciclo produttivo, sia nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell'imballaggio, trasporto e magazzinamento, per mantenere il più possibile inalterate le qualità nutritive, migliorare le caratteristiche organolettiche, sapore, odore, colore, prolungare il tempo di conservazione, lo shelf life, insomma. Vediamo un po' quali sono questi prodotti. Abbiamo per esempio gli acidificanti, aumentano l'acidità di un prodotto e conferiscono adesso un sapore aspro, addensanti, addensano ovvero aumentano la viscosità. Vengono utilizzate nelle creme, budini e gelati, agenti lievitanti, liberano gas, aumentano il volume di un impasto, nel caso del pane, i dolci o nelle pastelle. Antiossidanti, che già abbiamo visto qualcuno, fungono da conservanti impedendo l'ossidazione, come il irraccidimento dei grassi e la variazione di colore. Gli antischiumogeni, i coloranti, i conservanti, che prolungano il periodo di conservazione. Poi ci sono i correttori di acidità, gli edulcoranti che conferiscono un sapore dolce agli alimenti, vengono utilizzati soprattutto nei prodotti dietetici a basso contenuto di calorie, esaltatori di sapidità, per esempio il glutammato di sodio, e i gelificanti, danno consistenza tramite la formazione di gel. Ancora, tra i metodi abbiamo visto chimico-fisici, c'è sicuramente l'affumicamento. Le sostanze presenti nel fumo, come le aldeide e formica, hanno azione antifermentante e i fenoli presenti hanno azione antiossidante. Oltre a queste sostanze aromatiche, per durante la combustione si possono produrre, abbiamo visto, delle sostanze cancerogene e quindi si cerca di utilizzare dei sistemi liquidi. Fatto questa ampia carrellata di prodotti conservanti chimici, vediamo un po', ed è solo questa slide, per quanto riguarda i metodi biologici. Qui ci sarebbe da dire moltissimo, ma c'è poco da dire, nel senso che ci sono alcune tipologie di trasformazione di tipo biologico che noi già sfruttiamo nel quotidiano. Per esempio la fermentazione alcolica è sicuramente sfruttata per la trasformazione degli zuccheri in alcol. In effetti
per esempio la fermentazione alcolica è vera sia nella produzione del pane, perché voi dovete sapere che nel momento in cui mettete il lievito, Saccharomyces cerevisiae, che è il lievito più interessato a questo fatto, mettete il lievito o il lievito madre o il lievito di birra, come lo chiamate, iniziano tutta una serie di processi di trasformazione dell'amido che c'è nel pane, nella farina, in alcol, e poi a causa di questo poi si gonfia il pane, insomma. Quindi se non si dovesse cucinare, se non veniva cucinato il pane, avremmo una massa che è leggermente alcolica, però siccome poi lo riscaldate l'alcol lo dà via. Produzione del pane, del vino, nel vino è classico il fatto che si possa produrre l'alcol, infatti noi andiamo ad ottenere dei vini di diversa gradazione alcolica, e seriamente è anche vero questo nella produzione della birra, in cui anche in questo caso il Saccharomyces cerevisiae va a trasformare l'amido in alcol. Poi nel caso della birra ci sono varie tipologie di microrganismi che vengono oltre il cerevisio, Caldobengensis per esempio, un altro. I microrganismi responsabili sono i lieviti del genere Saccharomyces, e non solo, che trasformano i zuccheri semplici, glucosio e fruttosio, in alcol etilico e CO2 con liberazione di calore. Interessante anche la fermentazione lattica, che ha luogo ad opera di microrganismi del genere Lactobacillus e Streptococcus, i quali trasformano il lattosio in acido lattico, importante la produzione degli yogurt e dei formaggi. In questo caso noi sfruttiamo dei metodi biologici per ottenere evidentemente dei prodotti che hanno una più lunga conservazione. Ma anche nella maturazione degli insaccati vengono aggiunti questi microrganismi per migliorare le caratteristiche. Ancora, per esempio, un'altra interessante fermentazione è quella propionica, provocata da questo batterio che utilizza come substrato gli zuccheri semplici, quale per esempio il lattosio, per poi ottenere l'acido propionico e quindi per ottenere il formaggio come conseguenza dalla produzione di gas, i buchi nel formaggio svizzero. Quindi nel momento in cui si parte nella caseificazione vengono aggiunti degli starter, quindi insemenzati con questi microrganismi che quindi procedono per la formazione di un formaggio con i buchi. Acetica, gli acetobacter usati per la produzione dell'aceto a partire dal vino, nonché poi nella produzione dei crauti, eccetera, vengono aggiunti questi qua per dare quel sapore aspro ai crauti. Allora, adesso io potrei dire in modo che adesso dovremmo iniziare quella parte relativamente a quelle che sono le contaminazioni microbiche, che poi ci porteranno a definire i limiti di accettabilità oppure no.